tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Arrestato a Fano un corriere della droga che trasportava in auto 300 grammi di cocaina. Quando il lavoro aiuta a migliorare le condizioni di vita di persone svantaggiate, è l'esperienza di Francesco impegnato tra gli scaffali di un supermercato. Presentate gli spettacoli del Teatro Arena BCC di Fano tra danza, musica e comicità. Cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura alla cronaca, i carabinieri di Fano hanno arrestato un 37enne di origini napoletane che stava trasportando un panetto di 300 grammi di cocaina. Un 37enne originario di Napoli ma residente a Fano da molti anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È accaduto ieri sera intorno alle 23 nello svincolo di Bellocchi della superstrada Flaminia in direzione mare, dove una pattuglia dei carabinieri era impegnata in un posto di controllo. Quando i militari hanno visto arrivare ad alta velocità una Ford Focus Station Wagon con il solo conducente a bordo, gli hanno intimato l'alt. L'uomo ha consegnato i documenti, ma era visibilmente nervoso, tant'è che alle solite domande, come da dove veniva o che cosa facesse in giro a quell'ora, ha dato risposte non convincenti e spesso contraddittorie. A quel punto è scattata la perquisizione. Il 37enne, convinto di soddisfare la curiosità dei carabinieri, ha subito consegnato una dose di cocaina, affermando di farne uso saltuariamente. Altro gesto che non ha convinto i militari, l'intuito è stato corretto. Infatti, ben occultato in una zona ricavata nella leva del cambio, hanno ritrovato un panetto del peso complessivo di circa 300 grammi. Estesa la perquisizione nella casa dell'uomo, poi è stato rinvenuto anche un bilancino all'interno di un porta CD. In pratica il disco era utilizzato come il piatto della bilancia, mentre il meccanismo di pesatura rimaneva nascosto nella parte sottostante. Il napoletano è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. È un grave incidente accaduto questa mattina a Villa Ceccolini a Pesaro. Un 43enne in sella su scooter, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone all'incrocio tra Via Lago Maggiore e Via Lago Trasimeno. Nell'impatto il Centauro ha sbattuto violentemente sulla fiancata sinistra del mezzo ed è stato sbalzato via. L'uomo è stato operato per le gravi ferite riportate su tutto il corpo e illeso invece l'altro conducente. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. Cambiamo argomento perché ora vi mostriamo queste immagini che ritraggono i rifiuti pericolosi, presumibilmente eternit, abbandonati in via Madonna Ponte a Fano. Dopo il sopralluogo degli ispettori di Aset Spa avvenuto ieri, dovrà essere contattata un'azienda autorizzata per il ritiro del materiale. Dopodiché si procederà con la bonifica dell'area. La presidente di Aset, Lucia Capodagli, oltre a ribadire che nel territorio sono tante le persone che si comportano nel rispetto delle regole, ha ricordato che invece questi gesti illeciti gravano sui costi dell'azienda e di conseguenza sulla collettività. Quindi a farne le spese saranno anche i cittadini onesti. Coloro che dovessero notare un abbandono di rifiuti potranno contattare le autorità competenti come la Polizia Municipale o la stessa Aset. Ed ora continuiamo a parlare di Aset perché secondo il consigliere comunale di progetto Fanno Alberto Santorelli gli utili così elevati conseguiti dalle due società pubbliche, si parla di 2 milioni e 200 mila euro, fanno pensare a una vendita a marche multiservizi. Ovviamente abbiamo votato contro perché riteniamo che le aziende pubbliche non debbano fare così tanti utili, contando anche il fatto che metà sono andati a finire in tasse e invece devono ridurre le tariffe e aumentare i servizi e gli investimenti. Ma ritengo che dietro questo aumento degli utili così sconsiderato ci sia una strategia politica di vendita dell'azienda Aset, anche perché i ritardi della fusione non sono più giustificabili altrimenti con nessun altro tipo di scopo.
scusa. Fusione che aspettavamo per il 30 giugno, posticipata invece al prossimo gennaio, quindi si posticipa di 6 mesi in 6 mesi. E riteniamo che ci sia una regia occulta dietro questa operazione dell'aumento degli utili, che aumenterebbe di fatto il valore di Aset qualora dovesse aprirsi una trattativa ufficiale, che invece secondo noi c'è ma non è ufficiale, con Marche Multiservizi ed Era per la vendita delle quote di Aset. Tutto quello che avevamo pensato, scongiurato negli anni scorsi, che invece abbiamo continuato a pensare in questi mesi di amministrazione serie, soprattutto delle pressioni del PD nei confronti di questa amministrazione che vuole l'Aset dentro Marche Multiservizi Era. L'altro giorno vi abbiamo mostrato delle immagini inviate da un nostro telespettatore che, diciamo così, lamentava dei lavori di asfaltatura eseguiti in via Giuglini su 3/4 di strada. Sull'argomento è intervenuto il sindaco di Fano Massimo Seri. Il primo cittadino ha precisato che i lavori dovevano essere necessariamente portati a termine in diverse fasi. Infatti il giorno successivo gli operai hanno completato l'asfaltatura. Invece all'anfiteatro Rastatt in zona Sassonia questa mattina è intervenuta la ditta Talamelli, incaricata dal comune per ripulire le caditoie. Gli scarichi intasati avevano infatti provocato il 20 giugno scorso un altro allagamento della cavia, proprio nel giorno del saggio di fine anno di una scuola di danza fanese. Anche se con un po' di ritardo, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, la scuola di ballo aveva comunque potuto montare il palco e portare in scena lo spettacolo. Il lavoro può migliorare le condizioni di vita di persone svantaggiate. Questa sera vi raccontiamo la storia di Francesco, impegnato negli scaffali di un supermercato. Servizio di Lino Balestra. Com'è che ti chiami? Francesco. E come ti trovi qua al supermercato? Bene. Bene? Sì. Al bar? Benissimo, anche io. Ti piace lavorare anche al bar? Il lavoro è centrale per la dignità della persona, lo ha ribadito in più occasioni anche Papa Francesco. Ma per un suo omonimo fanese, un ragazzo ventenne, lavorare rappresenta una sfida emozionale e una conquista della propria autonomia. Francesco è un ragazzo che, grazie a un progetto Scuola Lavoro del Comune di Fano per aiutare persone svantaggiate, dopo aver terminato gli studi, ha proseguito il suo percorso nel mondo del lavoro. Per 2 giorni alla settimana opera in un supermercato della catena Conad, affiancato da un tutor che lo segue nel suo cammino, fatto di piccole conquiste quotidiane e tanti contatti umani. Il fatto di dover trovare un ambiente caotico con clienti che entrano e escono mai visti prima mi ha permesso di superare questo livello di ansia che si attivava in modo molto elevato e di, diciamo, di riuscire, ancora non è del tutto, però riesce a rispondere alla richiesta di un cliente senza dover invece andare in crisi. Nell'arco dei tempi anche la nostra politica è stata sempre di ospitare gradualmente un personaggio o due, diciamo, che comunque fanno parte di progetti col comune, con la provincia o comunque di progetti, diciamo, che devono essere portati a termine per formare o cercare di inserire nel mondo del lavoro o comunque in mezzo alla gente questi ragazzi. Non è solo Francesco a godere dei benefici di questa attività lavorativa, ma anche i clienti del bar dove anche lì lavora come barista e anche con grande soddisfazione a giudicare dai risultati. Un afflusso continuativo di gente e lui è riuscito comunque a rispondere alle richieste che gli vengono fatte, come non so, il cornetto, la richiesta del cornetto, il tipo di cornetto, e dicono i clienti, questo detto dai clienti, fa degli ottimi cappuccini. Potrebbe cambiare la viabilità nelle vie Brigata Sassari e Condotti a Fano. Per questo l'assessore alla mobilità e al traffico Stefano Marchegiani ha promosso un incontro con i residenti per confrontarsi sulle ipotesi di modifica. La riunione si svolgerà martedì 30 giugno alle ore 18 nella Sala della Concordia del Comune. A questa sono invitati a partecipare gli abitanti delle vie Brigata Sassari, Condotti, Martiri di Belfiore, Palestro e via Brigata Messina. Sono stati convocati invece per lunedì prossimo gli Stati Generali di Fano. Le 76 associazioni coinvolte potranno esprimersi sulle criticità emerse, ma anche dare suggerimenti su come poterle risolvere.
far parlare tra loro i funzionari del comune, avanzare suggerimenti e condividere progetti per garantire condizioni di benessere per tutti i cittadini. Questo è l'obiettivo degli Stati Generali di Fano per lo sviluppo economico e sociale della città, convocati per il prossimo 29 giugno alle 16:30 nella Sala San Michele. Tavoli diversi per 75-76 soggetti hanno favorito una progettazione che verrà nella giornata degli Stati Generali riportata alla cittadinanza, alla giunta, a tutti coloro che in qualche modo vogliono entrare anche nel merito di questo processo di coprogettazione e di condivisione, per cui noi avremo modo attraverso delle slide, attraverso i report che verranno fatti sia dai coordinatori ma anche dai soggetti che hanno partecipato, relativamente a quella che possono essere delle nuove modalità di progettare, di abbattere delle criticità, di ridurre anche delle cattive prassi e di mettere in campo a breve, medio e lungo termine un'idea della città che appartenga a tutti. Nei tavoli tematici che da gennaio ad aprile si sono tenuti per ben 27 volte sono state affrontate le problematiche relative a tutti i settori della pubblica amministrazione, quindi per prima cosa è stato necessario abbattere il muro esistente tra i vari uffici all'interno del comune stesso. Abbiamo potuto conoscerci tra colleghi, che è veramente strano ma è una novità. In questo caso ci siamo relazionati in modo trasparente, aperto, attivo, abbiamo riflettuto su quelle che sono le criticità, le risorse del territorio e disegnato alcune proposte progettuali concrete. Ci auguriamo che col convegno del 29 possano molte più persone, molte più associazioni, molto più cittadini chiedere di esserci per pensare insieme una visione di città nuova e che nasca dalla collaborazione aperta sia tra gli uffici sia con la cittadinanza attiva. E la pista ciclabile che unisce Fano a Pesaro è finalmente illuminata per l'intero percorso di circa 12 chilometri. Per inaugurare questo servizio nel territorio di competenza del comune di Fano, l'amministrazione fanese organizza per sabato 27 giugno una biciclettata aperta a tutti, cittadini e turisti, e ritrovo per la partenza alle ore 21 dal nuovo ponte del Lido. Importanti strumenti medici sono stati donati da Aset Holding al Centro Itaca di Fano, una struttura che ospita 16 persone con disabilità. Anche con i problemi si possono fare grandi cose, perché questa cavallina ha fatto grandi cose. Grazie. E quindi è un augurio per tutto quello che stai facendo. Grazie. Sono semplici da utilizzare e molto importanti per il Centro Itaca di Fano, gli strumenti medici che Aset Holding, per tramite della farmacia di Gimarra, ha donato questa mattina alla struttura fanese. Sono due misuratori di pressione automatici elettronici che possono essere tranquillamente utilizzati senza terze persone, cioè uno se li mette per l'automisurazione. Poi due misuratori per la glicemia di due aziende diverse e un saturimetro o pulsossimetro che serve per vedere la frequenza cardiaca in tempo immediato e la saturazione dell'ossigeno nel sangue, che danno immediatamente così un primo screening della situazione del paziente o della persona. Non è voluto mancare il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha definito il centro un fiore all'occhiello della città. Ad aprire la conferenza per la consegna ufficiale degli strumenti è stata invece la presidente di Aset Holding, Susanna Testa. Per quale motivo avete deciso di fare questa donazione? Perché il Centro Itaca ha dei bisogni, questi bisogni sono stati manifestati al dottor Trovatelli, che è il nostro direttore della farmacia di Gimarra, e siamo stati prontissimi a rispondere. E gli hanno lasciato anche un piccolo dono? Sì, questo è un ferro di cavallo, mi hanno spiegato di una cavellina che si chiama Aria. Ed è non è un ferro di cavallo normale, è un ferro ortopedico. La cavallina sta andando in pensione, quindi ha vissuto e ha svolto tutte le attività con questo ferro ortopedico. Credo che sia un augurio meraviglioso.
e io l'ho presa in questo senso. Il centro diurno gestito dall'ANFAS ospita 16 persone con disabilità che hanno dai 28 anni in su e altrettanti ragazzi che frequentano corsi di ipoterapia nei quali gli atleti conseguono importanti risultati a livello nazionale. Inevitabilmente noi abbiamo degli ospiti che hanno non solo condizioni di danno psichico ma anche di danno fisico. Spesso purtroppo alcuni tipi di patologie tipicamente si intrecciano questi due tipi di problemi e inevitabilmente siamo costantemente nella necessità di dover offrire anche un'assistenza per i problemi fisici di questi ragazzi e questi strumenti sono utilissimi soprattutto per quelli che sono i problemi cardiaci che frequentemente sono presenti soprattutto nei down. E nei locali dell'ex seminario di Fano in via Roma, domani venerdì 26 giugno alle ore 17.30 verrà presentato il libro Un'impresa possibile di Massimo Foladori. Insieme all'autore saranno presenti Andrea Biagioni, organizzatore della scuola Oltre l'Homo Economicus, e il vescovo Armando Trasarti. Il libro tratta di come la crisi possa diventare anche un'opportunità per cambiare in meglio. La parrocchia di Fenile invece festeggia i suoi patroni, Santi Pietro e Andrea. Domani sera alle ore 21 si svolgerà un incontro condotto dal vicario pastorale Marco Presciutti dal titolo Simone, figlio di Giovanni, mi ami. Sabato 27 invece alle ore 19 verrà celebrata una Santa Messa e alle 21 andrà in scena Lasciatemi Sognare, uno spettacolo di bambini di quarta elementare. Domenica 28 alle ore 19 si terrà la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal vescovo di Fano Armando Trasarti, mentre alle 21 i giovani della parrocchia presentano il filo rosso dell'amore. Lunedì prossimo, sempre alle 21, è in programma Il Canto di Francesco, un concerto a cura dell'associazione culturale New Vocal Ensemble Ollus. Ultimo appuntamento per martedì 30 alle ore 21 con una commedia dialettale della compagnia I Comediant. E al via lunedì prossimo il teatro Sotto le Stelle all'Arena BCC di Fano. Il cartellone di appuntamenti quest'anno non comprende soltanto commedie dialettali ma anche concerti e spettacoli di danza. Vediamo. Un cartellone nutrito, quello della stagione 2015 dell'Arena BCC Fano. Asse portante naturalmente la rassegna Teatro Sotto le Stelle tutti lunedì sera con le compagnie dialettali non solo fanesi. Infatti quest'anno in barba alle vecchie ruggini campanilistiche tra Fano e Pesaro arrivano tre compagnie pesaresi mettendo insieme ben 11 date. Se pensiamo che siamo alla sesta edizione del Teatro Sotto le Stelle ma le prime tre edizioni le avevamo fatto qua nella nostra pista polivalente. E poi abbiamo creato questo teatro e naturalmente sta crescendo l'intensità, la partecipazione, la richiesta. Naturalmente il nostro merito, secondo me, io ho lavorato su questa città prima con gente di Quinta Pro Loco per aggregare i quartieri e qui l'obiettivo era quello di aggregare le compagnie dialettali e ci siamo riusciti. Un contenitore, l'Arena BCC, che sta esprimendo tutto il suo potenziale col passare delle stagioni. A distanza di 3 anni devo dire che è stato un grande successo e sicuramente per quello che sta muovendo in termini di, diciamo, nei vari settori, perché adesso quest'anno anche molte manifestazioni di danza hanno dato la possibilità di una location a, diciamo, a un costo molto molto modesto e poi adesso le compagnie dialettali che si allargano un po' alla provincia, al territorio, questo è ugualmente importante. Confermato il riuscitissimo Musica Sotto le Stelle che propone 2 serate con l'indimenticabile Lucio Battisti e un omaggio ai Queen di Freddie Mercury e Rodolfo e Silvia con le voci nel cuore. Non solo dialetto, dicevamo, infatti trova spazio nel lungo cartellone da luglio a settembre il teatro comico e il richiestissimo concorso per barzellettieri a Crepapelle. E il cinema, con una proiezione del successo dell'anno, il film di Henry Secchiaroli, Gli Sbancati. Si parte alla grande quindi lunedì 29 giugno con il Festival della Comicità. Ed è tutto pronto anche per la festa della solidarietà promossa e organizzata dall'associazione Viviamo Centinarola. La manifestazione prenderà il via questa sera alle ore 21 nella zona sportiva di quartiere dove si svolgerà l'inaugurazione dei giochi donati ai cittadini. Domani invece l'appuntamento è per le 18.30 con animazione, musica e stand gastronomici. La manifestazione, che avrà luogo fino a domenica 28, sarà come sempre all'insegna della solidarietà poiché il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
E Katia Ricciarelli invece torna a Fano per un... Sì, un attimo, che qui non era pronta. Ditemi voi quando. Sei pronta? Sì. Vai. E Katia Ricciarelli invece torna a Fano domani sera per un concerto benefico che si svolgerà alle ore 21 al Teatro della Fortuna insieme a Roberto Galletto al pianoforte. L'evento rientra nell'ambito della stagione concertistica dell'Associazione Giovanile Musicale Agimus in collaborazione con il Rotary Club Fano e sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino del teatro in vendita domani dalle 17.30 alle 19.30. Il costo è di 20 euro e parte del ricavato verrà donato in beneficio a due associazioni fanesi. E per l'informazione è tutto, questa sera trasmetteremo una nuova puntata di In Cucina con lo Chef e poi uno speciale della Banca di Credito Cooperativo che riguarda la consegna di borse di studio in memoria dei coniugi Mirko e Monica Buttaroni. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani.